in una zona così piccola, così sperduta, la valorizzazione di questa chiesa è importante. È avvenuto davvero il miracolo di una comunità che si riscopre comunità e che si unisce attorno ai lavori di una chiesa. E allora si scoprono delle cose che sono straordinarie. Penso che sia una cosa buona per noi, cioè, è per il nostro futuro. Quando siamo entrati per la prima volta è stata una meraviglia, cioè perché abbiamo trovato un gioiello. Orgoglio, vorrei partire da questa parola. Per noi è un pregio, un onore poter lavorare, poter in questi scrigni di arte, poter passarci tempo, poter tirar fuori il meglio, dei tesori che hanno queste straordinarie chiese. Ci siamo sposati qui perché i miei genitori si sono sposati qui a Sovana e quindi per me era un'emozione forte ritornare nel posto in cui si sono sposati loro. Questa chiesa, la cattedrale qui vicino, tante altre, penso in 10 anni all'incirca 17 chiese restaurate, oltre quasi 10 tra case canoniche e locali di ministero pastorale. Quando si lavora su una chiesa non si lavora per una committenza qualsiasi, si lavora per tutti, si lavora per l'intera comunità. Siamo orgogliosi profondamente di poter lavorare, di poter operare giornalmente su questi straordinari patrimoni. Grazie all'8 per 1000 riusciamo a fare un lavoro che amiamo, riusciamo a rimanere nei nostri territori. Riusciamo a far crescere i nostri figli e a far vivere le nostre famiglie, mantenendo e valorizzando il più possibile quello che è un'architettura straordinaria.